Fermi tutti! Venga. Eccolo, benvenuto! Fermi buonasera. Tutti! State dietro, non c'è niente da vedere! Questo è un caso che possiamo risolvere solo noi, dei RIS. Salve. Buonasera. Complimenti, signorina. Sono anch'io, eh? Grazie. Oh mio Dio! Me l'ha buffato di mazzate! Perché? No. Ma lei è proprio così. Sto benissimo. È proprio così come di suo. Scusate, deformazione professionale. Allora, partiamo subito con l'indagine. Dai, benissimo. Vediamo l'indagine. Una volta arrivati sulla scena del crimine, dobbiamo perimetrarla con questo nastro per evitare che dei curiosi possano intervenire e inquinare. Finito il nastro. Porco Giuda, sa fornuto nastro. Ma che figura è niente, scusate. È la prima volta che mi capita da quando sono a Gris di Parma, sì, mamma ma mia. Da come parla non sembra di Parma proprio lei. Ma poi io sono di Parma Campania, diciamo. Vabbè, capito. Però ora il tenente, grazie ai suoi metodi scientifici, alla balistica e analisi del laboratorio, vedremo come il tenente riuscirà a portare a termine un'indagine, cioè sulla situazione che è successo un omicidio. Ah, sì, lo faccio io. Tu come vai io? No, è che io non sono effettivo ai RIS, sono stagista. Come stagista? Sì, arrivo da un altro reparto, in AS. Ah, in AS. Certo. Ah, in AS. Spieghiamo. Spieghiamo cosa significa la sigla NAS. È un acronimo. È un acronimo. Ah, io spiego. Ecco, io. Lei. Cerca in coppa Google. No, non c'è il telefono. N sta per... Nunzio. Nunzio. Nucleo. Nucleo. Anti. Antimo. Che antimo? Soffritto. Ma che soffritto? Nucleo antisofisticazioni. Ecco. Sono quei carabinieri che vanno nei ristoranti quando? Mezzogiorno e mezza. Vanno a fare delle indagini. Vabbè, tenente. Benissimo. Andiamo avanti con l'indagine. Andiamo avanti con l'indagine. Osserviamo la vittima. Lei interpreterà la vittima. La vittima è un uomo di razza afghana, piegato dalla vita. Infatti vedete questa leggera scoleosi che sta sfociando in una gobba che segnaleremo con il numero 57 o scartellata. Eccolo qua. Che significa gobba? Ma non gobo. Sono... Non ridete, per favore. La vittima è un uomo di età compresa fra i 18 e i 75 anni. Ho capito, però deve restringere un poi il range tra i 19 e i 73 portati malissimo lo segnaleremo con il numero 53 o vecchia ben ti sta e abbiamo combinato allora, un rambo, a parte non scherzare tu sui vecchi per favore Esperta, benissimo. Io ho solo 45 anni. Ma veramente? Sì. Cioè, solo 45 anni è ridotto di questa maniera. Ma come ridotto? Poverino, chissà che guai che avrà passato nella sua vita. Questo elemento può tornarci utile all'indagine e lo segnaleremo con il numero 17. A disgrazia. Vabbè, però è un bel terno, eh. Abbiamo a disgrazia rovecchie scartallate. Non abbiamo i documenti, vogliamo risalire all'origine della vittima. Da un'attenta osservazione, il naso tipicamente curdo. Curdo. L'orecchio ceceno. Non è ceceno. L'ovale del viso kazako. Ma che le sembro kazako? Dalla faccia sì, questa è proprio faccia di kazako e lo segnaleremo con il numero 29. Oh, grazie. Mannaggia. Scusate. Devo scappare! Stiamo andando a Marsiglia! Ah, un'indagine sulla banda dei marsigliesi! No, sta alla Fiera del Sapone! Altro che mani pulite! Arrivederci! Con lei, sono vicina! Venga, andiamo a scappare! Gianni Finelli! Andando a Marsiglia, da uno strappo a Monaco. Però te l'ho detto che non doveva venire.